Alleluia, lode e gloria al Signore sempre eternamente. In questa giornata, con questa imbiancata di neve, ma proprio una minima spolverata, ci permette subito di avere una visione nuova delle cose, di concederci davvero che le cose possano essere anche diverse da come noi le vediamo. E questo riguarda anche la parola che oggi ci viene consegnata da Luca 5, quando si parla dell'episodio di coloro che portano il paralitico e, non riuscendo ad arrivare davanti a Gesù, lo calano dal tetto. E questo paralitico ovviamente non solo viene perdonato, ma viene guarito, ma vengono anche perdonati i suoi peccati, facendo conoscere la grandezza di Dio a tutte le persone lì presenti, oltre a tutto quello che Gesù ovviamente stava già facendo da tempo. Ma il bello oggi che ci vogliamo fermare sulla perseveranza di questi intercessori, di queste persone che portano gli altri. A volte quando si esaminano i carismi, no? Anche il carisma di intercessione, cioè la capacità proprio col proprio cuore nella preghiera di portare i fratelli a Gesù, sembrano cose da poco conto, e in realtà guardate che in questa parola ci fa capire la potenza della preghiera di intercessione. Cioè, queste persone che sanno che arrivando la loro fede, arrivando davanti a Gesù, ogni situazione di questo paralitico verrà sbloccata. Non a caso un paralitico è qualcosa che resta fermato, invece viene sbloccata ogni situazione, oltre che la sua condizione, la sua stessa condizione fisica, viene sbloccata ogni situazione. Ma quello che mi colpisce, mi entusiasma, è la perseveranza degli intercessori, di coloro che presentano il problema a Gesù, la situazione, il fratello, ogni cosa, che Gesù, vista la loro fede, perché Gesù in realtà risponde ai nostri bisogni attraverso la fede, questo è il mezzo che attiva il meccanismo. E oggi ci facciamo qualche domanda: ma è davvero la mia fede così forte? Mi arrendo, anche perché noi sappiamo che i tempi di Dio ovviamente non sono i nostri tempi, ci è stato ricordato nella parola anche qualche giorno fa, i suoi tempi per lui un giorno sono come 1000 anni. E quindi dico, la mia fede è capace di rimanere così ferma, così stabile sulla promessa di Gesù? Sulla promessa che per le sue piaghe noi siamo stati guariti, in questo caso si parla di guarigione, e quindi anche le situazioni che sono rimaste paralizzate, ancora oggi parliamo con persone che hanno difficoltà a trovare un lavoro oppure a mantenere un lavoro, persone che hanno delle situazioni economiche disastrose e che hanno bisogno che questa situazione cambi, e quindi resta paralizzata la loro vita, perché non solo materialmente le cose non si possono eseguire in queste condizioni, ma proprio anche la tua testa resta ferma in quello che è il problema, tutte le tue energie restano ferme in quello che è il problema. E invece oggi il Signore ci sta dicendo che siamo, cioè ci sta proprio comunicando attraverso questa parola la potenza del popolo di Dio, la potenza immane del popolo di Dio nel mettersi insieme in questi quattro che calano dal tetto il paralitico per manifestare tutta la sua grandezza. E oggi, se due o tre sono riuniti, in un'altra parola si dice nel suo nome, e ancora oggi io mi associo col cuore a tutti i fratelli con i quali che abbiamo accolto l'intercessione per alcune situazioni specifiche. Ne abbiamo peraltro una prioritaria in questo momento per una persona che ci sta molto a cuore, ma sta molto a cuore anche a Gesù, e sta molto a cuore anche lui e l'opera che lui fa per Cristo. E quindi non ci fermiamo, continuiamo davvero a scoperchiare quei tetti di tristezza, quei tetti di scoraggiamento, quei tetti di ogni cosa che alla fine non ci permette di restare nella verità della parola di Dio e vederne la sua gloria. E quindi buongiorno di intercessione, ma soprattutto buongiorno di consapevolezza della potenza dell'intercessione. Quindi lode e gloria a te, benedetto tu sei, a te ogni lode e ogni benedizione, nostro caro amato Signore Gesù, nostro caro amato Padre del Cielo, nostro caro amato Spirito Santo. Lode e benedizione a te.